Del Sorbo, un Castel San Giorgio che ha lottato fino alla fine nonostante la doppia inferiorità numerica, poi è divenuta tripla allo scadere. Perdere per 1-0 su un gol al secondo minuto dice che la squadra. Neanche il secondo minuto, secondo me era 1 minuto e 10 secondi. Vado in panchina sempre col cronometro, nulla. Io di quello che alla fine faccio notare sempre ai miei, che noi, tranne la partita col Sorrento, che siamo partiti forti, tutte le altre partite come se non riuscissimo ad entrare con la mentalità giusta. Stiamo lavorando su questo, concediamo sempre qualcosina prima a loro e poi come se fossimo feriti nell'orgoglio di aver subito qualcosa, abbiamo la giusta reazione. Anche nel secondo tempo, 11 contro 9, prima della terza espulsione finale, è una squadra che ha continuato a giocare, a crederci nel voler raggiungere il risultato, cosa che forse quando iniziamo non crediamo nelle nostre potenzialità. Ecco, si perde forse troppa energia nervosa nel concedere qualcosa, al limite andare anche in svantaggio e poi alla fine trovarsi a dover rincorrere anche sprecando proteste inutili. Perché Sai com'è? la seconda espulsione è venuta da una protesta. Non è che voglio prendere le difese o le parti, stavo là, Guardalini stava là, se non si può neanche rivolgersi al Guardalini a fare, lei non ha visto nulla, detto in napoletano, come fai a non fare questo? E chiama l'arbitro per farti buttare via, forse è anche una colpa nostra che dall'inizio dell'anno stiamo prendendo troppe ammonizioni e troppe espulsioni, quindi forse vengono già un po' premeritati. Poi sicuramente su un campo del genere non è facile valutare se uno si può slanciare un po' su un appoggio semplice oppure prendere veramente una spinta, perché gli appoggi già sono un po' precari, quindi anche l'arbitro non è stato tanto avvantaggiato da entrambe le due squadre, però l'espulsione di Giordano, se neanche si può rivolgersi verso il segnalino, a Guardalini, come vogliamo chiamare, e chiedere o dire una cosa con il massimo del rispetto, educazione, solo rivolgersi in dialetto e essere buttato fuori, secondo me un po' mi comincia a puzzare questa cosa. Ecco, mister, Positano San Giorgio l'anno scorso è valso il primato del girone B di promozione. Ad oggi il Positano è felice di aver battuto una diretta concorrente per la salvezza. L'anno scorso non stavo qua, stavo da un'altra parte, facevamo tutti lo stesso girone. Sicuramente sei una squadra che credo che con la vittoria di oggi sta seconda in classifica e già riconfermando la maggior parte dei giocatori che già c'aveva l'anno scorso una struttura abbastanza convincente e vincente, credo che già sta molto più avanti del Castel San Giorgio, dove l'anno scorso sono rimasti pochissimi ed è una squadra abbastanza giovane la nostra, dove manca soprattutto di quell'esperienza di molti giocatori, anche di queste categorie che parecchi non l'hanno fatto, quindi noi non ci possiamo paragonare a un Positano che, come potete vedere, fino ad oggi non ha neanche perso una volta una partita. Mi sembra che ne ha pareggiate due proprio qua.